Colossus. Ce l'hai fatta! Molto bene, ora facciamo attenzione. Va bene. Oh no, la porta si è chiusa. Beh, deve esserci un modo per uscire. Hai aperto la porta, ma è troppo in alto, non ci arrivo. Così va bene? Perfetto, tieni duro, io vedrò cosa c'è qui dentro. Ora siamo bloccati qui tutte e due. Depulso! Eccolo là! Tieni duro, fiero becco! Ti tireremo fuori da qui! Depulso! Depulso! Allora! Aspetta qui, Hermione. Io andrò a vedere se è il momento di salvare Sirius. Fai attenzione, Harry!
Utilizzando ancora il potere della giratempo, Harry si è affrettato verso il lago. Doveva scoprire chi aveva lanciato l'incanto Patronus che lo aveva salvato dai dissennatori. Suo padre era forse venuto in suo aiuto. Era stato James Potter a lanciare l'incantesimo che aveva salvato la vita di Harry. Poi Harry comprese. Non aveva visto suo padre. Aveva visto se stesso. Especto Patronum! Hai evocato un Patronus capace di scacciare tutti quei dissennatori. È un incantesimo molto, molto potente. Questa volta sapevo di farcela perché l'avevo già fatto. Riesci a capirmi? Harry, dobbiamo liberare Sirius dalla torre e tornare in infermeria prima che qualcuno si accorga della nostra assenza. E va bene, andiamo! Alohomora! Come? Sirius, farai meglio ad andare. Arriveranno da un momento all'altro. Presto! Vai! Come potrò mai ringraziarvi? Vai! Ci rivedremo. Sei veramente il figlio di tuo padre, Harry. La notizia della fuga di Sirius Black si diffuse rapidamente in tutta la scuola. Nessuno aveva idea di come fosse stato possibile. Harry, Ron ed Hermione tennero per loro tutto ciò che sapevano. Inoltre, era il giorno dell'esame finale e non tutti e tre erano preparati a dovere. Non so come tu possa pensare di passare gli esami finali, Ron. Non hai studiato nulla. Io? E che mi dici di te? Hai passato tutto il tempo a studiare la difesa di Fiero Becco. Ron, dammi un po' di fiducia. Io ho usato la giratempo soltanto per studiare e mi aspetto di superare l'esame con una votazione eccellente come sempre. Ha sempre la risposta pronta, vero? Cattive notizie, Ron. Come primo esame c'è il tuo Carpere Tractum. Raggiungiamo l'aula del professor Lupin. Prendiamo il ritratto per arrivare al terzo piano oppure la scalinata. Deputato!